800% dalla Turchia, oltre il 1000% dalla Russia, il 170% dal Kazakistan solo nel 2023 rispetto all'anno precedente, mentre nei primi due mesi del 2024 dalla Turchia sono stati importati quasi 35 milioni di chili di frumento duro, quasi la stessa quantità registrata in tutto il 2022, ma crescono del 47% anche le importazioni di grano duro dal Canada, trattato con glifosato, secondo modalità vietate a livello nazionale. E quanto denuncia la Coldiretti Puglia, che nelle scorse ore ha letteralmente assaltato un'imbarcazione vicina al porto di Bari con gommoni e barche a vela che sono salpate all'arrembaggio della nave fantasma, carica di grano turco immigrato per la mobilitazione a difesa del Made in Italy e impedire che vengano spacciati come pane e pasta italiani quelli ottenuti con grano importato. C'è una barca che si chiama Alma, un enorme contenitore di 20.000 tonnellate che ha fatto il giro delle sette chiese, è stata rifiutata in Tunisia, ha costeggiato la Grecia, guarda caso oggi è in rada vicino al porto di Bari, mentre a Bari sono già dentro altre due barche, una che ha bandiera maltese e l'altra cipriana, che in qualche modo portano grano turco all'interno del nostro territorio. Vogliamo dimostrare che se si fa entrare un prodotto, un grano che persino la Tunisia rifiuta perché è contaminato, non è assolutamente accettabile che arrivi nel nostro paese con grave rischio dei nostri consumatori e con loro sopra.